Allora, vogliamo dimostrare questo. Prendiamo due forme quadratiche. Quadrati. Allora, Q e Q tilde hanno la stessa segnatura se e solo se sono congruenti. Se e solo se. Cioè, vuol dire, l'altra volta abbiamo dimostrato che se sono congruenti hanno lo stesso segno, ma in generale il viceversa è falso. In particolare, due forme indefinite o semidefinite non è detto che abbiano matrici congruenti. Due forme definite sì, ma vabbè, questo è un se solo se, cioè vedere se due matrici sono congruenti equivale a vedere se hanno la stessa segnatura. Cioè equivale, per quello che dicevamo prima, a contare gli autovalori positivi, negativi e nulli. Dimostrazione. Allora, noi cosa abbiamo dimostrato finora? Abbiamo dimostrato che una matrice simmetrica è congruente a una matrice fatta identità meno identità 0, giusto? E abbiamo detto che la segnatura di questa matrice è PK e N meno P più K, giusto? Bene. Adesso dimostriamo prima questa implicazione, cioè che se sono congruenti, allora hanno la stessa segnatura. Allora, quindi supponiamo che siano congruenti, quindi se S è uguale a M trasposto S tilde M con M invertibile, e se la segnatura di S è uguale sigma più sigma meno sigma 0, allora posso trovare V più in Rn, tale che la dimensione di V più è proprio sigma più e Q di x è maggiore di 0 per ogni x in V più tranne che lo 0. Allora definisco W più come l'insieme dei vettori m per x con x in V più. Poiché M è invertibile,
dimensione di W più è uguale alla dimensione di V più è uguale a sigma più. Inoltre, questo, se volete, esercizio, se no, ma il metodo è abbastanza semplice. Che cos'è W più? W più potete farlo così, prendete una base di V più e fate l'immagine dei vettori di base. W più è lo span di questi vettori di base. Ma poiché M è invertibile, se i vettori erano indipendenti rimangono indipendenti. E quindi la dimensione di W più, che è il loro span, è il loro numero, cioè la dimensione di V più. Inoltre, se y appartiene a W più, allora y è uguale a mx e x è uguale a 0 se e solo se y è uguale a 0. Questo sempre perché m è invertibile. Calcoliamo Q tilde di Y. Questo è Y trasposto S tilde Y, ovvero sia MX trasposto S tilde MX. Questa è la stessa dimostrazione che abbiamo fatto l'altra volta, per l'invarianza del segno. M trasposto. Benissimo, ma questo vuol dire X trasposto SX, ovvero sia Q di X, che è maggiore di 0 per ogni y in W più meno l'origine. Perché se y è in W più meno l'origine, x è in V più meno l'origine, perché x è 0 se solo se y è 0. Quindi Q tilde è definita positiva su W più. Quindi la sua segnatura, il primo elemento della sua segnatura è maggiore o uguale alla dimensione di W più, che è sigma più. Cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che il primo numero della segnatura di Q tilde è maggiore o uguale del primo numero della segnatura di Q. Ma adesso, scegliere Q o scegliere Q tilde era uguale, posso scambiarle nella dimostrazione e ottenere il risultato opposto. Posso ripetere la dimostrazione scambiando Q e Q tilde, utilizzando m a meno 1 invece di m e scrivendo S tilde uguale e non S uguale qua sopra, prendendo quindi uno spazio su cui Q tilde è definita positiva. Insomma, scambio i ruoli di Q e Q tilde in tutta la dimostrazione, ottenendo sigma tilde più minore o uguale di sigma più. Quindi, se le metto insieme, sigma tilde più è uguale a sigma più. Adesso, allo stesso modo, sigma meno uguale a sigma tilde meno, basta prendere lo spazio V meno dove è definita negativa, rifate tutto con i meno, vi viene uguale. Per differenza, anche i sigma 0 sono uguali. Quindi Q e Q tilde hanno la stessa segnatura. Ora, l'altra freccia, cioè se hanno la stessa segnatura sono congruenti alla stessa matrice.
Questa l'abbiamo praticamente già fatta, perché era l'esercizio, era la fine della lezione prima. Ovvero sia, se Q e Q tilde, diciamo, matrici le ho messe nell'ipotesi, sì. Per il lemma della lezione 46, S è congruente a E, IP meno IK 0, ed S tilde è congruente a D tilde con I P tilde meno IK tilde 0. Quindi, dal punto prima, dalla dimostrazione che abbiamo appena fatto della freccia prima, sappiamo che la segnatura di Q è PKN meno P più K. E la segnatura di Q tilde è P tilde K tilde n meno p tilde più k tilde. Perché? Perché sappiamo che s è congruente a e, s tilde è congruente a e tilde, e abbiamo appena dimostrato nel punto prima del teorema che se le matrici sono congruenti, le segnature sono le stesse. Infine, sempre alla fine della lezione prima, abbiamo visto che le segnature di una matrice di questa forma, identità meno identità 0, sono la dimensione dei blocchi. Del pezzo i, del pezzo meno i e del pezzo 0. Quindi ho queste due segnature. Ma allora, se Q e Q tilde hanno la stessa segnatura, E è uguale a E tilde. Quindi S e S tilde sono congruenti alla stessa matrice. Quindi S e S tilde sono congruenti tra loro. Mettiamo assieme tutto. Siamo partiti dal segno delle forme quadratiche. Il segno aveva 5 opzioni. Risultato interessante era che se le matrici sono congruenti, le forme quadratiche hanno lo stesso segno. Giusto? Problema: calcolare il segno. Allora, oggi, la lezione prima, oggi abbiamo visto che calcolare il segno si può fare guardando il segno degli autovalori. Cioè, è definita positiva se tutti gli autovalori sono positivi, è definita negativa se tutti gli autovalori, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Sembrava che ci fosse qualcosa di più, cioè nel senso, guardare il segno di questi autovalori non è una cosa ovvia. O meglio, ci sono vari casi, no? Nel senso, non c'era un modo carino per sapere quando due autovalori avevano segno opposto. Per esempio, nelle 3x3, bisognava proprio arrivare fino in fondo, capire davvero quanti erano positivi e quanti erano negativi. Benissimo, allora mettiamoci dentro la segnatura. La segnatura cos'è? La massima dimensione su cui è definita positiva, su cui è definita negativa, e poi la differenza per fare n. Teorema importante, questo è un invariante per congruenza. Cioè, due matrici sono congruenti se e solo se hanno la stessa segnatura. Altra cosa importante,
Abbiamo visto prima che la segnatura equivale a numero di autovalori positivi, numero di autovalori negativi, numero di autovalori nulli. O, se volete, dimensione del nucleo. Questo è un corollario a questo teorema, quello che ho appena detto. S matrice simmetrica, forma quadratica, allora la segnatura di Q è data da numero autovalori positivi di S, numero di autovalori negativi di S, numero di autovalori nulli di S. Tutti contati con molteplicità. C'è neanche da dimostrarlo, questo viene dalle cose precedenti. Osservazione, sigma 0, la molteplicità dell'autovalore 0 è la dimensione del KER di S. E per differenza, sigma più sigma meno fa il rango di S. Perché tutto insieme fa n, quindi rank nullity vi dice che è il rango. A volte sigma più, sigma meno, sigma 0 si dicono indice di positività negatività nullità. Quindi, ripeto, come si calcola la segnatura di una forma quadratica? Determinando il numero di autovalori positivi, negativi e nulli della matrice simmetrica associata. Quindi, se volete sapere quando è un prodotto scalare, dovete verificare che tutti gli autovalori siano positivi. Positivi strettamente, eh? Non possono essere 0. Se volete sapere la segnatura per qualunque altro motivo, dovete vedere quanti sono gli autovalori positivi e negativi e nulli. Nelle 2x2, un modo facile è guardare tracce determinante. D'accordo? Nelle 3x3 dipende, a volte sì, a volte no. A volte con tracce determinanti ve la cavate, a volte no. Una cosa utile che farete esercitazione, ve la nomino soltanto così potete andare a prendere un libro delle superiori e rivederla. Diciamo, o se non l'avete fatta, vederla, o anche su Wikipedia, tanto è giusta, lì sopra. Da rivedere. Quella che si chiama regola dei segni di Cartesio. Cos'è? È una cosa che, dato un polinomio, vi dice al massimo quante sono le sue radici negative. Perché ci serve? Perché nel caso delle matrici simmetriche, noi sappiamo che tutte le radici del problema caratteristico sono reali. Lo sappiamo. Perché tutti gli autovalori sono reali. Quindi con la regola dei segni di Cartesio voi scrivete il problema caratteristico, guardate i segni dei coefficienti e sapete quante radici sono negative, quante radici sono positive. Sapere qual è la molteplicità della radice nulla credo che lo sappiate già fare, basta guardare qual è la potenza di x che si raccoglie, se si raccoglie. Ok? Però,
Andatevelo a vedere, su Wikipedia ci sono pure gli esempi, sui vostri libri superiori se c'era, c'erano anche gli esempi. Bisogna solo vedere i segni dei coefficienti e sapete quante sono le radici positive e negative di un'equazione. Ripeto, io non ve lo, adesso non ve lo spiego, lo vedrete poi all'esercitazione, non ve lo dimostro neanche perché è un esercizio di analisi 1. Quindi potete chiederlo a Monticelli dopo, che già è in ritardo col programma, così mi vorrà ancora più bene. Allora, tutto il punto qual è qui? È il fatto che a volte è comodo, no, è comodo, a volte è utile anche sapere quali sono gli autovalori. Ma in generale, se il mio obiettivo è solo trovare la segnatura, mi serve sapere solo qual è il segno degli autovalori, non calcolarli esplicitamente. Pensateci, nella forma finale, nella matrice E che abbiamo scritto, non ci sono gli autovalori, ci sono solo più 1 e meno 1 e 0. Non mi interessa quanto facevano gli autovalori. Per la segnatura mi interessa solo se sono positivi, sono negativi o sono nulli. Quindi, se il polinomio si fattorizza, se trovate le radici, tanto meglio. Ma se l'obiettivo è solo trovare la segnatura, non serve. Basta guardare, basta usare le regole di segni di Cartesio e guardare le variazioni di segno dei coefficienti. Ci sono altri metodi. Ci sono altri metodi. C'è il metodo dei minori principali, quello che si chiama la legge di inerzia. Ce ne sono vari, c'è cioè una variante di Gram-Schmidt per le cose che non sono definite positive, ci sono 10.000 cose. Quella più, diciamo, rapida che vi si può dire ora è la regola dei segni di Cartesio. Però, ripeto, ce ne sono varie altre. Regola dei segni di Cartesio, non ve la dimostro perché è un teorema di analisi 1, quindi lo delego con gioia al collega. Non glielo dirò mai, quindi non lo saprà mai, però avrebbe dovuto farlo. Avrà una colpa senza sapere perché. Ma prima cosa però, fatto importante. Se B è simmetrica, so che il polinomio caratteristico di B ha tutte le radici reali. Perché ovviamente se io prendo un polinomio che ha radici complesse e applico la regola dei segni di Cartesio, che ora vi spiegherò, non ottengo informazioni, ottengo solo disuguaglianze. La regola dei segni di Cartesio in generale dice che le radici positive sono al massimo tot e le radici negative sono al massimo tot. Perché prevede la possibilità che le radici possano essere complesse e quindi non negative e non positive. I numeri complessi non hanno negativi e positivi. Il punto di partenza è che noi sappiamo già che la matrice è simmetrica, quindi tutte le radici del polinomio, tutti gli autovalori sono reali. Per cui ha senso per ogni autovalore chiedere se è positivo o negativo. Ok. Allora. Regola dei segni di Cartesio. Allora, voi avete un polinomio. Polinomio QP. P di lambda che è uguale ad AN lambda alla N più AN-1 lambda alla N-1. Più a k lambda alla k con a k diverso da 0 e a n diverso da 0. Allora, prima cosa, questa non è la regola dei segni di Cartesio, però osservazione che serve subito, quante sono le radici negative, le radici nulle di questo polinomio? Cioè, una sola radice nulla con molteplicità algebrica k. D'accordo? Quindi, primo fatto, P di lambda ha
radice lambda uguale a 0 con molteplicità k. Sì, tutto il discorso di prima del contare gli autovalori vuol dire contarli con molteplicità. Se una matrice ha autovalori 1, 1, meno 1, 2 positivi e 1 negativo, anche se sono uguali 2 positivi. Okay? Quindi mi interessano anche le molteplicità, la regola dei segni mi dà pure le molteplicità. Quindi P lambda ha radice lambda uguale a 0 con molteplicità k, questo è ovvio, c'è un lambda alla k che si raccoglie. Poi 2. Scrivo i coefficienti non nulli di lambda e conto le variazioni di scrivo tutti i coefficienti diversi da zero in ordine e conto quante volte cambia il segno. Ok? Questo mi dà il numero di radici positive. Step finale, il numero di radici negative è uguale a n meno k meno radici positive. Così trovate tutta la segnatura. Questo è il vero fatto da dimostrare. Che non dimostro, ma questo sarebbe il vero fatto da dimostrare. D'accordo? Cioè la cosa in cui servirebbe analisi 1 è questa qua. Che le variazioni contano le radici positive. Per esempio, se voi avete un polinomio con tutti i coefficienti positivi, tutti, lui non ha radici positive. Se avete un polinomio con tutti i coefficienti negativi, lui non ha radici positive. Conta le variazioni di segno. Facciamo un esempio. Prendiamo lui. Meno lambda cubo più 9 lambda più 8. Allora, intanto, 1, niente, lambda uguale a 0. Quindi non ci sono radici nulle. 2, scrivo i coefficienti. Meno 1, 9, 8. Variazione di segno, permanenza di segno. Quindi, una radice positiva. 3. Meno 1, 2 radici negative. Ora, questo a priori mi dà solo una disuguaglianza, cioè la regola dei segni cartesiani direbbe che le radici positive sono al massimo una e quelle negative sono al massimo due. Come faccio a dire che sono uguali? Se so che questo polinomio è quello caratteristico di una matrice simmetrica. In questo caso lo è, se non ho sbagliato i conti. E P di lambda è uguale al determinante di questa matrice qua, 1, 2, 3, 2, 3, meno 1, 1, 1, 0, meno lambda è l'unità. Quindi è il polinomio caratteristico di questa matrice. Parentesi, così vedete che queste cose, cioè, discorso che cadrà nel vuoto ma non fa niente. Chiamate B questa matrice. Quindi so la segnatura di questa forma quadratica, no? Questa ha segnatura 1, 2, 0. Potevo capirlo dalla matrice, perché? Q di E1 cosa fa? Fa questo qua. Q di E1 fa
l'elemento 1, 1 della matrice, quindi fa 1, quindi è maggiore di 0. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Q di lambda è 1 fa lambda quadro, maggiore di 0. E questo vuol dire che n più è maggiore o uguale di 1. Q di E2 nella matrice è l'elemento 2, 2 e quindi fa meno 1, che è minore di 0. Quindi vuol dire che Q di lambda E2 fa meno lambda quadro, che è minore di 0, quindi n meno è maggiore o uguale di 1. Inoltre, il determinante di B, se lo fate, fa 8 e quindi è diverso da 0. Quindi 0 è 0. E l'ultima cosa che uno con un pochino d'occhio riuscirebbe a vedere Q di E3 fa 0 e va bene, ma diciamo che se io faccio Q di E2 più K E3 cosa mi viene fuori? Mi viene fuori meno 1 più 2k, che è minore di 0 se k è minore di 1. Quindi per esempio Q di E2 meno E3 dovrebbe essere minore di 0 e quindi in realtà n meno è maggiore o uguale di 2. Perché ho trovato due vettori indipendenti su 2 è negativa, è negativa sui multipli. Verificate che è negativa sullo span. Però quest'ultima parte, diciamo, fregatevene nel caso. Okay? La ricetta finiva qui. Questo era un extra. Ok? Ora, quest'ultima parte in realtà era comunque un extra, cioè la regola dei segni di Cartesio, illo tempore, era una cosa che uno a lezione diceva come avete fatto al liceo, vale la regola dei segni di Cartesio. Ora non si fa più, quindi vabbè, vi è stata ripetuta. Quindi ripeto, per trovare la segnatura o il segno di una forma quadratica si scrive la matrice, se volete si apre l'alternativa spettrale e si trovano proprio gli autovalori. Se no, basta, se vi interessa proprio solo la segnatura, vi basta vedere con la regola dei segni di Cartesio, ad esempio, il segno delle radici del polinomio. Tutto chiaro? Spero di sì.